l'attività per la gestione degli ultra ottantenni. L'inizio della somministrazione è previsto per il 24 febbraio. Io chiederei soprattutto ai giornalisti che sono presenti in sala, per cortesia, dato che ieri abbiamo letto delle notizie che non rispondono al vero, essendo questo davvero un problema che riguarda tutti i cittadini e nessuno vuole fare in modo che ci sia confusione o che non ci sia quella giusta chiarezza che i cittadini richiedono, per cortesia chiedo a quelle testate giornalistiche che hanno scritto un avvio diverso, per cortesia di precisarlo, di precisare l'avvio che adesso ho dato, che è inizio somministrazione per le attività per gli ultra ottantenni dal 24 febbraio. Sappiamo che potremo avere la vaccinazione di tutte le, diciamo, il completamento della fase 1 per il 5 marzo. Dal 5 marzo può quindi partire la fase 1 bis. Questa fase, se verranno rispettate le consegne che ci sono state proposte e per le quali abbiamo chiesto appunto garanzia di consegne, dovrebbe presumibilmente chiudersi nella giornata di fine marzo e da quel momento potrebbe partire la fase 2. La fase 2 è quella che riguarda gli ultra ottantenni. Forse una precisazione, io prima in consiglio regionale vi ho chiesto di precisare la posizione degli over 80 che non è da marzo. Questo effettivamente voi giustamente immagino vi foste riferiti alla comunicazione che avevo fatto in commissione, ma era una comunicazione che prescindeva da quelle che poi sono state delle comunicazioni che ci ha fatto il governo, che ha ampliato e anticipato i vaccini. Quindi quello che vi chiedevo, vi chiedo scusa, forse l'ho fatto in maniera, ma quello che vi chiedo è di tener conto a questo punto di questa nuova previsione che quindi ci consente di non andare più in sequenza, ma possiamo andare in parallelo con i diversi vaccini. Quindi, come vedete, appunto, è un piano che subisce continue mutazioni. La nostra responsabilità, io vi ringrazio anche perché anche la vostra è grande nel far chiarezza e nell'aiutarci a far chiarezza, è quello di dare le informazioni ai cittadini in modo che sappiano appunto qual è l'evolversi di questo piano.